Buongiorno, mi sto sistemando le sopracciglia, è domenica, che numero è? Non lo so! 27, ne sa, sono la faccia gonfia. Sì, ciao, questa è il giorno avanti. Che giorno è? 24. Ah, 24. Oggi è vigilia! Sì, manca ufficialmente un mese alla vigilia di Natale, yeah! Allora, siamo a casa perché ieri abbiamo fatto gli stravizi, cioè le sopracciglia storte stamattina. Vabbè, abbiamo fatto gli stravizi perché siamo stati a cena fuori con degli amici e abbiamo fatto tardi. Insomma. Ma ti è l'onore? Noi abbiamo una certa età e... Tu ce l'hai? Siamo stanchi, io sono stanca, io accuso tanto. Infatti vedete, sono gonfia, cioè, ho le cose mie, sto nevrotica, non mi sta bene niente, vabbè. E niente, comunque oggi Emiliano che è lì... Sta togliendo le scarpe. È andato a fare la spesa perché io mi sono dedicata alle pulizie di casa perché ieri non ce l'ho fatta a farle. E praticamente ho preparato anche l'impasto della pizza che adesso ve lo faccio sbirciare. Eccolo qui, è stato in forno soltanto, cioè così spento il forno, non è che era acceso. Però per tenerlo tutelato dagli sbalzi di temperatura mentre che pulivo. E eccolo qui, bello gonfietto gonfietto. Lo faccio lievitare bene bene, almeno 8 ore. So che vorrebbe molto più tempo l'impasto, però ho poco tempo. Insomma, stasera ho mia cugina a cena e gli farò la pizza fatta in casa. Quindi lo riappoggiamo qui nel forno e lui sta lì lì tranquillo tranquillo. Quindi Emi ha fatto la spesa con le buste dell'Esselunga, ma in realtà è andato all'Eurospin perché comunque ci rimane molto vicino. Io gli ho lasciato la lista delle cose da prendere. Sì, ma hai tarato il termostato troppo alto. Perché? È schiatto di caldo. No, sta a 22 gradi e ancora non ci è arrivato perché ho acceso i termosifoni. Si sta benissimo perché adesso tu stai in movimento e quindi accusi. E niente, quindi vi facciamo vedere che cosa abbiamo scelto, che cosa ha preso lui secondo la lista. Tante cose. E qui ci sono le bimbi. Salsiccia 1, salsiccia 2, salsiccia 1 e salsiccia 2. Bini bini. Bini bini, ciao bini bini. E questa è la quantità di roba presa, 4 belle buste. Allora iniziamo, c'è una cosa nell'occhio, ce l'ho tutte oggi, ce l'ho tutte. Bene, cominciamo con le cose che mi occorrono per questa sera, ovvero i supplì, lo so, potevi farli te, bla bla bla, no, faccio la pizza, già tanto che faccio la pizza e quindi i supplì li ho comprati, infatti, idem per le olive ascolane. Io questi qui sono prodotti che all'Eurospin non ho mai preso, quindi non so come sono. Poi tre bustine di come si chiama, ventricina piccante, salame piccante per farci la diavola, però senza mozzarella perché il compagno di mia cugina non mangia formaggi. Poi due petto di tacchino, questo invece è per noi, per le piadine eccetera. Poi mozzarella di queste qui, diciamo per pizza, quelle senza acqua, belle serrate, sgocciolate, due da un chilo, sicuramente ne utilizzerò mezza, l'altra è stata presa in più per sicurezza, le crocchette di patate, probabilmente queste cose le farò al forno, non le friggerò, adesso vedo un attimino. Poi pecorino romano DOP, che invece serve per noi perché l'avevo terminato. Due hamburger di broccoli, che sono i miei hamburger vegetali preferiti dell'Eurospin. Mi piacciono tanto questi qui. E mi ha preso la mozzarella di bufala campana DOP, che abbiamo già provato, è abbastanza buona. Certo non è come la mozzarella fresca di bufala, però va bene insomma. 10 uova da allevamento a terra, queste non so se sono medie, 10 uova medie.
funghi champignon surgelati tagliati a fette e le melanzane grigliate, queste mie immancabili. Due confezioni di petto di pollo, una a 4,64 euro e sono più o meno 550 grammi. Un'altra quasi 900 grammi, 7,37 euro. Avranno finito parecchia carne. Poi spezzatino di bovino adulto. Qui abbiamo una confezione da quasi 500 grammi a 4,06 euro e qui 3,84 euro. Poi per un giorno che farò la polenta abbiamo preso delle salsicce, insomma, quando saremo in tanti. 6,57 euro, sono un chilo di salsicce. E poi per stasera, per farci la pizza, questo formato un po' più piccolo, 4,26 euro, sono quasi 700 grammi di salsicce. Poi le pere, banane, sono belle verdine, un po' di uva, non tanta perché sennò alla fine va male, una bella busta di rucola. Poi Emi ha preso il cioccolato fondente extra con il pistacchio, mai provato, lo proveremo. Proseguiamo sempre con la frutta e la verdura, qui abbiamo, che sono, mandarini o clementini questi? Clementine. Un bel po' di zucchine perché servono anche per stasera per la pizza, poi per noi durante la settimana. Le carote bio perché mi ha detto che le altre da un chilo se le erano praticamente spazzolate tutte. Non c'erano più carote. Niente carote, solo carote. Poi pomodori e i pomodorini pachino. Sono pachino, ciliegino, ciliegino. Poi c'erano solo le patate rosse, siccome per la pizza non vanno bene, allora Emi è riuscita a trovare queste qui che sono le piccole, si chiamano, sempre un chilo, origine Italia. Sono queste patate un po' piccoline, pensavo fossero patate novelle, ma no, non lo sono. Un filone di pane di questo qui, di segale. Poi ha preso due pacchi di piadine, di queste sfogliate all'olio extravergine d'oliva, ne ha fatto scorta. Poi un bel paccone di peperoni rossi, un pacco di tovaglioli soft dream, questi belli spessi perché magari stasera uno si sporca, si zozza e questi aiutano meglio. Invece che quei cosetti fini che si strappano. E mi ha fatto scorta di zozzerie, l'ha fatta lui così io non mi sento in colpa. I wafer alla vaniglia. Poi wafer alla nocciola. Sempre della dolciando. Della dolciando, ovviamente. Questi sono a goduria, penso che nel giro di un quarto d'ora nemmeno sono finiti. I chocolate chip cookies, si sa, legge chips. Quindi fantastichissimi. La cioccolata fondente con le nocciole che a me piace tanto, ne ho preso due confezioni tipo Ritz Sport. Ma che sta trascinando la busta? Poi i nostri biscotti preferiti dell'Eurospin, le gocce, con le gocce di cioccolato fondente, cioè questi sono proprio. Prendeteli! Questi proprio noi ci facciamo proprio del male. Infatti ne ha prese solo una e meno male perché tanto quello lo finiamo dopo domani. Poi mirtilli rossi, perché ho preso mirtilli rossi? Non ce lo voglio. Ho preso mirtilli rossi. Le nocciole sgusciate, le noci sgusciate, gli anacardi tostati e salati che sono i preferiti di Emi e poi ha preso il mix di frutta secca. Poi abbiamo le noccioline per stasera, gli arachidi. Poi successivamente qui abbiamo le classiche con il rosmarino, le patatine.
Beh, queste non mi piacciono. A me sì. C'è qua tipo formaggio e pepe, con cacio e pepe, non mi fanno proprio schifo. E queste qui invece sono le mie preferite, i cornetti di mais. Riso basmati, delle delizie del sole. Vi faccio vedere lo scontrino, abbiamo speso parecchio, era tanto che lo spendevamo così, 121,60, un bel po'. Penso 15 euro solo le patatine. Mamma mia. Vabbè, però era parecchio dall'ultimo video dell'Esselunga che poi non abbiamo fatto più la spesa, quella grande. Siamo andati giusto alla Lidl per prendere 2-3 cavolate, quindi era ora, insomma, di rifornirci. Poi la carta forno, che la sto terminando, sono rimasta veramente poca. La cola zero della Blues, che è quella che preferisce Amy. L'olio di semi, che mi serve per friggere i supplì, eccetera. La frutta da bere, questa è veramente buona, frutti di bosco e fragola. Dopodiché è rimasta la nostra immancabile bevanda all'avena e le salviette umidificate per le ciabatte. E niente, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito, giusto? Non c'è rimasto nient'altro. Ah, adesso c'è rimasto. Ah, giusto. C'è rimasto queste cosine qui, che sono le teglie per la pizza. Molto grandi. Belle grandi. Anche se qui c'è un pollo disegnato. E c'è rimasto soltanto da impastare dopo, cioè da stand e da fare i vari condimenti. Adesso mi preparo un po' tutti i condimenti, così dopo ci metto un attimo. Buonasera. Non è lo stesso giorno, non è nemmeno il giorno dopo. È una settimana dopo, è il sabato, cioè quello dopo del video che avete visto praticamente. E guardate la mia faccia come cambia, da quando sono gonfia a quando sono un po' più sgonfia. Vabbè, comunque siamo sempre a casa e oggi ci rilassiamo, non viene a cena nessuno, non devo fare la pizza a nessuno, l'abbiamo mangiata ieri sera per festeggiare il compleanno di Amy e di un suo amico. E no, vi faccio vedere una cosa. Disastri. Guardare sul divano che oggi l'ho pulito, maledette. Va va va. Una scesa. A giocare coi piedi. A te pare normale. Polly. Polly. Dov'è Pupi? Polly. No, sto inquadra i piedi. Inquadra i piedi e Pupi. E Polly. E Pupi sta lì. Che se guarda Polly. Pupi, scendi. Gli ha preso il matto, eh? Mo comincia a fare matta frascica. Matta frascica. Matta frascica. E quindi niente, quindi tutto questo per dirvi ciao, per dirvi iscrivetevi se non siete iscritti, per dirvi di seguirmi su Instagram, tanto ormai il nome sta scritto tipo di qua o di qua, e lasciate un bel pollicione in su, attivate la campanella, che non ve lo dico mai, però attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video, non è che comporti chissà quale costo. E ciao!